rinnovo il saluto a tutti quelli presenti, e vedo ovviamente auguro alle persone del laboratorio, tantissime amiche e amici. Allora, questa sera presentiamo la pedagogia del laboratorio Insieme per Scrivere. È un'iniziativa culturale che ormai inizia il sesto anno e che tende appunto a mettere insieme persone che amano leggere, che amano scrivere e che amano condividere le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Allora, ogni anno attraverso esercizi appunto sempre all'insegna del divertimento e della condivisione seguiamo anche un percorso per scrivere, non meglio, per scrivere. Non amiamo, io non amo molto il concetto di laboratorio di scrittura, la scrittura creativa. Ognuno ha il suo stile, ognuno ha il suo modo di esporre i sentimenti, di mettere su carta. Però certe volte si può anche migliorare, perché certe volte magari si dicono delle cose che per noi sono chiare e magari poi il lettore rimane un po' disorientato. Quindi cerchiamo di migliorare anche diciamo, la comprensione rispetto agli altri. E poi facciamo anche una scelta, diciamo, di un argomento. Siamo partiti il primo anno con i ricordi, quindi il filo dei ricordi, poi siamo passati al sapore delle parole, quindi il cibo nella letteratura. E poi c'è stata i giochi letterari e poi sempre nelle antologie abbiamo fatto le coincidenze l'anno scorso, quest'anno appunto abbiamo la felicità. Ognuno ha dato, come vedrete, dalle letture che verranno fatte dei brani che sono stati dei racconti, ovviamente sfortunatamente non possiamo leggerle tutte completamente, ha dato un'interpretazione soggettiva della felicità. E una cosa che poi si potrà notare anche leggendo il libro è che spesso è stata anche analizzata l'antitesi della felicità, per cui la infelicità, proprio perché è un traguardo, la felicità si può raggiungere e poi mantenere giorno per giorno, però la vita sfortunatamente è fatta di bene e male, biossa a biossa, dicevano i greci, quindi c'è il sì e il no. E noi però ovviamente optiamo per la felicità e facciamo l'applauso proprio per la felicità. Pochi giorni dopo arriva un angelo a prendersi cura di noi, una ragazza dolce ed eterea, sospesa tra cielo e terra. La sua voce suadente come una melodia, ma nel contempo rassicurante, iniziò a parlargli, senza mai però ricevere risposta o un cenno di comprensione. Insieme al nuovo marito Vinicio organizzò un sontuoso ricevimento di nozze in una originale atmosfera. I 153 invitati si ritrovarono alle 20:30 del 4 marzo al porto di Genova, all'interno di un vecchio sommergibile dismesso da un armatore privato. Fino a quel momento le giornate passavano per inerzia. Il Natale era alle porte. Mi svegliai una notte infreddolita e avvolta dalle coperte. Mi avvicinai alla finestra e la neve scendeva come zucchero a velo e ricopriva i tetti di case vuote e spente. Ormai erano anni che il piccolo paese in cui ero cresciuta si era spopolato a causa di un benessere che non poteva più dare. Il giorno dopo scese in giardino, convinta di volerci trovare. Scavalcò il cancello, una nuova sfera giaceva sotto l'albero dei ricordi. La bimba le prese estasiata e vide una ragazza sicura, alta e dallo sguardo forte. I suoi occhi narravano storie, i suoi gesti esperienza e sicurezza. Si sentiva bene, non avrebbe mai più voluto lasciare la sfera. Sapeva che era quello che più le mancava, una guida. O musa, o aspirazione. Anche se ho concluso poco, sono ancora ricca dentro. Voglio ancora sentire il brusio dell'anima immortale. Io non ho mai conosciuto la felicità, non so nemmeno cosa significhi essere felice. Ma nonna, perché dici sempre queste cose? Non è vero. Dai, ci vediamo domani, ti chiamo appena arrivo, rispose la ragazza, dirigendosi verso l'ascensore. Proprio in quel momento, Eva stava rincasando dopo una giornata di lavoro e risalendo le scale a piedi, come era solita fare, non poté fare a meno di ascoltare quell'ultimo scambio di battute avvenuto nel pianerottolo tra nonna e nipote. Si trattenne dal controbattere nonostante la curiosità fosse molta. D'altronde la signora Elisa aveva già richiuso la porta di casa. Come ogni mattina, prendeva al volo l'ultimo vagone della metropolitana. Come ogni mattina, lentamente si avviava a prendere il primo vagone della metropolitana.
Era così che si incontravano senza saperlo. Le loro anime però si annusavano in attesa che i corpi che le ospitavano si fossero avvicinati. Il girasole si voltò di scatto. Una luce accentante lo trafisse costringendolo ad abbassare i petali. Dove vai? Ma secondo te, scusa, dove vuoi che vada? Non lo so, ti vedo già pronta, io sono ancora qua a imbrogliarmi con questi fili. E te la vuoi prendere con me se sei lenta? Dai, sbrigati che abbiamo un appuntamento. Ecco, arrivo, un ultimo giro a questo laccio ingarbugliato e aspetta. E no, io non parto. Lo voglio immaginare lì, all'aeroporto, che mi aspetta invano come quando lo aspettavo io ai miei compleanni. Lo voglio immaginare mentre per ultimo, con le spalle curve, entra nell'aereo e le hostess chiudono il portellone con un tonfo, proprio dietro di lui. Proprio il viaggio verso l'ignoto stava per iniziare. Mi ritrovai ad attraversare un paesaggio che si insinuava su un altopiano dalle mutevoli bellezze, in mezzo a una cordigliera vulcanica dalle nere cime, svettanti verso un cielo celeste. A te la scelta! Puoi affannarti per riuscire ad entrare in paradiso con le tue forze, cercare di essere buono come Cristo. Oppure puoi riprodurre, anzi puoi riporre la tua fede in Gesù ed essere giustificato davanti a Dio, quale dono della sua grazia. Poi volsi lo sguardo verso di lei, mi persi nei suoi meravigliosi occhi nocciola e quasi per farla contenta mi misi a ridere insieme a lei, cercando quel coraggio di comunicare ed essere me stesso che tante volte non avevo trovato in passato. Ore trascorse insieme su una barca a pescare pesci con le schiume d'argento, messi in fuga dalle nuotate frenetiche della piccola Isi, a caccia di stelle e cavallucci marini. Serate passate in soffitta, dove il nonno popolava la notte con racconti di pirati sanguinari, di impavidi esploratori alla ricerca di mostri marini. Sto guardando un quadro che non esiste, un quadro che neanche Dio può dipingere, un mistero della fede al contrario, lui che deve accettare un creato che ha composto qualcosa di troppo grande per chiunque, uno sfondo bianco, come se la luce fosse troppo forte per poter assumere un colore,